Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale Video per X. Questo lo sto registrando dopo il video Lidl. E sono le 5, no, le 6 e un quarto quasi. Allora, siamo stati appunto a fare la spesuccia perché ieri ho sistemato la dispensa cucina, ho pulito il forno e quindi ho sistemato anche troppo e c'era tanto spazio libero nei mobili. No, in realtà avevamo finito parecchia roba e quindi sono dovuta andare a fare la spesa. Allora, al Prix, che so che è un negozio che non c'è in tutta Italia, ho speso 28,37 euro. Ah, tre pizze, non le ho mai prese queste qui. Questo Tris al Prix non l'ho mai preso. Io di solito lo prendo o al Lidl o all'Eurospin. Questo pane qua, perché l'ha preso mia mamma, allora l'ho preso anch'io. Pane morbidissimo, integrale, senza crosta. Però io ogni volta che ho questo tipo di pane in casa, non mi ricordo di averlo, non mi ricordo di utilizzarlo e va a male. Spero questa volta di riuscire a farci qualcosa, tramezzini, qualcosa di mangiabile, ma anche con la nocciolata è buonissimo. Vabbè, questo è un dettaglio, anche il pane da tramezzino, quello classico, con Nutella o la nocciolata è una roba buonissima. Poi ho preso questo purè, quello finto, io lo chiamo purè finto perché non è purè che si fa in casa e non è neanche parente. Le uova, perché quelle che ho in frigo puntualmente le faccio scadere. Ho ripreso questi. Allora, vi devo dire che ho preso quella di piselli di ceci. Oggi ho mangiato la vellutata di ceci perché sono stata a camminare e ho fatto quanti chilometri? 17 chilometri e 2. L'ho mangiata proprio perché avevo fatto questa intensa attività sportiva, cioè per me è stata intensa per le mie gambe soprattutto, e quindi ho mangiato questa buonissima. Vi dirò, il pomodoro non si sente, il rosmarino neanche, io ero preoccupata per il rosmarino perché mi rimane pesante personalmente, al mio stomaco rimane pesante, invece no, molto buona questa qui, se la trovate, questo marchio è buonissima e quindi l'ho ricomprata e ho ricomprato anche quella ai piselli che però devo ancora fare. Ho preso una confezione di gnocchi di patate con zucca, ce ne ho ancora una in frigo, ma ne ho presa un'altra perché così magari ne usiamo una e ne rimane un'altra in frigo, insomma, c'è sempre la scorta. Ho preso i miei soliti biscotti senza uova, latte e burro aggiunti. E sono, sì, biscotto con riso, sono buoni. Non sono neanche tanto dolci. Ho preso i cannelloni ricotta e spinaci. Lo so che è un prodotto pronto, però quando siete di corsa, come cavolo fate a far da mangiare? Cioè, questo di corsa non tanto, perché comunque 35 minuti ci vogliono. Però comunque salva un pasto, ecco, se non si ha voglia di fare qualcosa, insomma, c'è già il pasto pronto. Quattro scatolette di tonno, io vi dico sempre che prendo questo qui all'olio di semi di girasole, e questo è sempre scontato, è sempre in offerta, prendi due, paghi uno. La mia solita salsina Mutti, pomodoro, mi è stato chiesto come la uso. Allora, a me piace mangiata anche col pane, pane fresco, cioè così, col pane, è buonissima. Ma questa qui viene usata per condire, per insaporire i sughi. Ad esempio, se fate anche il sugo di pesce, ci mettete un po' di questa e gli dà un po' di colore e insaporisce un po' di pomodoro. A me non piace personalmente il pomodoro a pezzi nel pesce e quindi uso questa e è buona. Poi ho preso un Montasio DOP. Questo qua invece è latteria, solito che prendo ormai, l'avrete visto 1200 volte. E poi tre confezioni di guanti per i piatti perché ero senza completamente, adesso ho un po' di scorta perché quelli là si stanno rompendo. E sì, là c'è anche un pacco. Lo scontrino Prix è questo qui. Questo è tutto, io vi ringrazio per avermi seguito anche questo video che so che vi piace. Adesso metto via le due spese, Lidl e Prix di qua e ci vediamo nel prossimo video come sempre. Vi ringrazio, like se vi va, se vi va iscrivetevi, se non siete già iscritti ovviamente e basta. Ciao ciao, alla prossima!